Tra non molto inizierà l'anno scolastico, gli studenti torneranno a scuola, ma torneranno a scuola anche gli insegnanti. Ebbene, per loro il Comune di Fano ha realizzato, lo fa ormai da 7 anni, settembre pedagogico. Assessore Mascarin, cos'è settembre pedagogico? Ma settembre pedagogico possiamo dire chiaramente, arrivati alla 7ª edizione, che è il principale appuntamento di aggiornamento e formazione per insegnanti ed educatori nel nostro territorio provinciale, e la partecipazione che in questi anni abbiamo registrato, sempre crescente peraltro, riguarda per l'appunto personale scolastico non solo della città di Fano, sia comunale che statale, ma di tutto il territorio provinciale, proprio perché attraverso decine e decine di appuntamenti di laboratorio, di workshop, di seminario, diamo un'opportunità di formazione e di aggiornamento sulle principali novità della pedagogia, ma anche di campi come le nuove tecnologie, la comunicazione, la storia, la filosofia, l'intercultura, che sono oggi elementi essenziali per completare quella cassetta degli attrezzi necessaria per chi opera all'interno del mondo della scuola. Una ventina di incontri, quali sono i temi predominanti? Ovviamente quelli predominanti sono quelli che riguardano l'educazione e la pedagogia, e in particolare quindi potremmo dire anche l'ambito dei servizi 0-6 anni, quindi quelli di nido e dell'infanzia, ma in realtà noi ci apriamo ormai da alcuni anni anche al panorama della scuola elementare e secondaria di primo grado, quindi della scuola media, e quindi, come dicevo, forniamo anche appuntamenti di aggiornamento che riguardano alcuni temi, penso in particolare alle nuove tecnologie, alla comunicazione, alla filosofia, all'intercultura, che sono in realtà gli elementi che gli insegnanti delle scuole elementari e medie ci segnalano essere oggi più attuali per poter declinare pienamente le funzioni educative anche in quell'ambito scolastico. Quindi un'offerta per rimettere al centro dell'agenda anche politica della nostra città e del nostro territorio i bisogni, le aspettative e le novità che riguardano la scuola. Ci sono anche incontri aperti a tutti? Sì, ci sono appuntamenti che sono rivolti solo al personale educativo e che peraltro garantiscono anche crediti formativi a chi partecipa, e ci sono poi appuntamenti di carattere pubblico aperti alla cittadinanza, quindi non solo per così dire agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che hanno interesse ovviamente non solo sugli specifici temi, ma anche a essere all'interno di quella che noi non a caso chiamiamo la comunità educante, cioè l'idea che la scuola non riguardi solo chi ci lavora, ma riguardi un intero la comunità che la vive, quindi i bambini, gli studenti, i genitori, le associazioni, tutti coloro che ovviamente sono protagonisti della città.